Io lascerei la parola adesso alla dottoressa Gai in rappresentanza della Regione. Grazie. Io porto i saluti dell'assessore Bairati, che è impegnato a Roma su ovviamente questioni di bilancio e di concertazione con il governo sui nostri strumenti finanziari. Mi associo a queste dimostrazioni di affetto perché ho in realtà seguito anche nella mia veste precedente, quando cioè lavoravo nell'area cultura, la nascita e il lavoro che è stato fatto intorno alle problematiche di Nexa. Credo che il fatto che oggi nasca un centro è un passo importante, perché anche gli aspetti organizzativi e istituzionali contano, e per questo il fatto di avere appunto una sede delle persone è molto importante per consolidare i risultati e farli diventare sicuri nel tempo. Noi siamo in un momento importante perché stiamo facendo il bilancio sullo stato d'attuazione della legge 4, la legge della Regione sul sistema della ricerca e dell'innovazione. A 2 anni possiamo dire che abbiamo messo in campo moltissime attività con strumenti diversi. Quello che possiamo vedere da questo bilancio è che, per esempio, l'ambito dell'ICT e dell'innovazione tramite la comunicazione, l'informazione, la circolazione delle informazioni è un ambito assolutamente importante che, diciamo, cuba per noi più di 50 milioni di euro. Abbiamo anche con la legge 4 lanciato ovviamente moltissimi progetti di ricerca, siamo però in questo, se volete, a metà, perché è stato deciso di finanziare più di 400 progetti di ricerca. I progetti di ricerca sono in corso, cominciano a finire quelli che sono stati selezionati in seguito ai bandi 2006, ma noi avremo nell'arco di un anno o due un patrimonio di nuove ricerche molto importanti, e sarà nostro compito renderle più possibili diffondibili e disseminabili. Tra l'altro le ricerche che abbiamo cercato di finanziare in questi 2 anni sono ricerche partecipate, in cui l'impresa e l'università e il sistema della ricerca, diciamo, degli Atenei è molto presente, e per cui, diciamo, hanno anche una natura, una modalità di organizzazione diversa che pensiamo abbia bisogno di un sostegno dal punto di vista della modalità di trasmissione e di divulgazione e di promozione. L'altro strumento che abbiamo messo in campo recentemente è l'approvazione della direttiva dell'alta formazione a valere sui fondi comunitari. Questa è una direttiva che è stata fatta congiuntamente tra la direzione Innovazione Università, che io dirigo, e la formazione, istruzione e formazione. Dico questo perché all'interno della direttiva ci sono delle possibilità di cambiamento dell'organizzazione della didattica che vanno verso le esigenze a cui accennava prima il rettore, e che appunto possono trovare una leva in una progettazione nuova pensata fin dall'inizio in colloquio tra la rete e gli studenti. Tra l'altro, la direttiva dell'alta formazione permette delle operazioni di raccordo tra Università di Torino, Università Piemonte Orientale e Politecnico, che forse prima non erano così facilmente realizzabili. Dicevo,
perché a noi interessa la costruzione di questo centro? Perché ci siamo messi anche noi dal punto di vista finanziario, ma non solo. Certamente il carattere interdisciplinare, lo si diceva prima, la dimensione obbligatoriamente internazionale e il fatto che appunto è uno degli strumenti di quel processo di costituzione del sistema universitario piemontese che noi abbiamo avviato tramite la firma dell'intesa tra tutti gli Atenei e la Regione, proprio a costituire delle realtà e dei centri di servizio e di studio. L'altra cosa è che noi come amministrazioni siamo sempre trascinati in un vortice di azioni, di atti, eccetera, e avere un riferimento in Nexa per noi significa confrontarsi in termini di studio, di ricerca, in una dimensione medio-lunga, diciamo in quella dimensione che appunto a volte alle amministrazioni manca. E l'altro invece è proprio una richiesta di accompagnamento che noi facciamo a Nexa rispetto alle azioni che la Regione mette in campo. La richiesta di accompagnamento è su essenzialmente tre fronti. La prima è su un aspetto che ci sta molto a cuore ed è il ruolo che le amministrazioni hanno rispetto al cittadino per rendere l'amministrazione più trasparente. E dunque appunto lavorare sulla capacità e le modalità attraverso cui il settore pubblico trasmette le proprie informazioni per noi è fondamentale e significa avere un aiuto su tutte quelle operazioni che stiamo facendo a livello appunto di ufficio, che è per esempio la revisione del nostro rapporto col cittadino sulla rete attraverso un ripensamento complessivo del nostro sito e soprattutto delle azioni di partecipazione che oggi sono possibili appunto tramite la rete tra cittadino e amministrazione. L'altro versante è quello delle aziende. Abbiamo aperto insieme uno sportello per i servizi, per un servizio sulle licenze libere. Questa è stata un'esperienza, mi sembra, interessante per tutti ed è volta appunto a aiutare le aziende anche su questo versante di innovazione. L'altro argomento su cui contiamo sul vostro aiuto è quello della definizione di strumenti di social network per migliorare la comunicazione sempre tra imprese e centri di ricerca. Su questo sta lavorando Enzimapi e la collaborazione sarà molto importante. L'ultima sfida che si concretizzerà nei prossimi 6 mesi è quella dei poli di innovazione che, come voi sapete, tendono a mettere insieme imprese che lavorano attorno a uno stesso dominio tecnologico. Il punto della collaborazione fra di imprese all'interno dei poli e anche la modalità di passaggio di contenuti scientifici tra un'impresa e l'altra per costituire questa comunità è un punto molto molto importante, strategico, perché diciamo noi con questa operazione vogliamo mettere insieme delle imprese che a volte sono concorrenti, per cui lo studio del rapporto, del passaggio dei contenuti dal mondo della ricerca alle imprese, tra le imprese e tra di loro è appunto per noi molto importante. L'altro percorso con cui ci incrociamo è quello dei progetti europei. Noi stiamo lavorando su un progetto che si chiama CREATE ed è un progetto sull'industria creativa e sul rapporto tra la rete e l'industria creativa, e tra l'altro lanceremo presto una piattaforma sull'industria creativa e sulla produzione dei
dei contenuti digitali e anche qui appunto il sostegno, l'aiuto e soprattutto diciamo la dimensione scientifica del centro Nexa ci sarà molto, molto utile. Per cui io mi rallego ancora, confermo il nostro interesse non solo per Nexa in generale, ma anche sono molto fiduciosa delle collaborazioni che potremo avere con voi. Grazie.